Vi è la protagonista di un evento che riveste a pieno titolo il valore intrinseco della parola evento. Una meravigliosa invasione di energia positiva, un dono alla città. Queste le parole del sindaco Dino Gentile. Altre personalità istituzionali, volti noti dello sport, dirigenti, volontari, familiari, alla serata inaugurale della 28ª edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympic Italia 2012 allo Stadio Comunale di Biella. Un'emozione senza fine. 2.000 atleti, provenienti anche da Francia, Austria, Germania e San Marino, saranno impegnati in numerose discipline e dislocati in decine di impianti di Biella e comuni limitrofi. Il culmine della partecipazione quando Luca De Pieri, in rappresentanza di tutti gli atleti, ha pronunciato il giuramento: che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. La manifestazione prosegue fino al 25 di giugno. Il 23 e il 24 giugno parte la seconda edizione del rally storico della Lana sulle strade del Biellese. Due le tappe di circa 300 km che comprendono prove speciali, tutte su asfalto, che vedranno protagonisti i grandi rallisti del passato. Continua a Biella Piazzo, quartiere della città, il concorso nazionale di scultura su legno col tema aria, acqua, terra e fuoco. Tronchi e tavole di legno sono scolpiti davanti al pubblico che in seguito voterà la scultura preferita. Appuntamento il 23 giugno e il 24 all'Osi Zegna nel Parco di Bielmonte. Si esibiranno aquiloni, opere di esperti della disciplina, ma avranno luogo anche laboratori per bambine per insegnare come costruire un aquilone. Si tratterà di vento come esempio di energia sostenibile. Al Museo del Territorio tre mostre che si concluderanno domenica 24 giugno, una di foto con gli scatti più belli della fotografia naturalistica, l'altra di pittura con opere scelte del maestro piemontese Nick Edel, la terza sulla presenza del lupo in Piemonte, un'importante realtà nell'arco alpino. E con questo è tutto, grazie dell'attenzione.